già una bici che mi posso permettere di mettere nel portapacchi posteriore, nel portabiciclette posteriore. Ha un peso che assomiglia abbastanza, stranamente mi suona il telefono, chiaramente mentre suono in bicicletta. Presenza di Dark Matter Energy, è la quarta nave da guerra Death Shadow, è l'Arcadia! Buongiorno viaggiatori, bentornati nelle nostre improbabili recensioni, ragazzi. Oggi andiamo a provare una bicicletta elettrica tanto furba quanto economica, quanto veramente una bella genialata. Andiamo a scoprirla insieme. Ragazzi, parliamo della Turol 29. È veramente una mountain bike molto semplice, guardatela, veramente molto semplice. Motore posteriore 250 watt e pacco batterie estraibile con la sua apposita chiave, quindi molto molto semplice. Secondo me due vantaggi fondamentali: il prezzo, ragazzi, 699 euro, quindi già questo ti dà un'idea che la classica bici pedalata assistita fattibile, che si può fare, costa poco ed è fatta bene. Qui veramente è tutto base, non al risparmio inteso come materiale scadente, ma proprio tutto quello che non c'è non si rompe, va bene, comodissima. Ragazzi, una delle poche bici che ho visto dove non ci sono display, pulsanti, velocità, non te ne frega niente, bellissimo monitor, tastone di accensione, pulsante se vuoi accendere il fanale anteriore, se non lo vuoi lo spegni, modalità bassa, media, alta. Basta, cioè più semplice di così. Tacca di livello delle batterie, che la vedete già a metà perché è una settimana che lo uso, una cosa semplicissima. Elettronica molto semplice, bici molto leggera. Parliamo di una bicicletta che indicativamente pesa sui 23-24 kg. Già togliendo la batteria ci troviamo di fronte a una normalissima mountain bike. Il telaio mi piace molto, è fatto veramente bene, classico in alluminio, robusto, con delle buone saldature. Niente ammortizzatore posteriore, solo una forca regolabile di primo livello, non è che sia niente di che. Montato a livello di cambio, oddio, sinceramente, qua c'è stati veramente proprio base, lo Shimanone base con i suoi pulsantoni, sgancio e salita, 7 marce al posteriore, 3 all'anteriore, con proprio classico Shimano, più comodo di così, tutta plastica, bello. La cosa buona è che si presta, se vuoi, a interventi di upgrade futuri, esempio anche i deragliatori o il cambio, volendo upgradarli, ci troviamo però di fronte a una base di partenza non male. Una bici, ragazzi, comunque con freno a disco posteriore, freno a disco anteriore, quindi questa è già una cosa buona, cioè la base di partenza è veramente molto valida. Buona sella corredata della sua luce posteriore con l'aggancio, in questo caso parliamo di una luce ricaricabile che dura un'infinità, io una settimana che accendo e spengo perché ci sto venendo a lavorare chiaramente in bicicletta, è veramente molto comoda. Ah, è un bel telaio, si scelgono le taglie, in questo caso io gliel'ho chiesta L. Non ho niente da dire, a livello di bicicletta in sé, per me è veramente fenomenale. Comoda la seduta, ma comoda anche la pedalata. Una cosa che mi ha stupito parecchio è la morbidezza, spero di dirlo così, dell'intervento del motore. Anche se lo mettiamo alla massima potenza, che ci spinge a 25 km orari, e ammetto, fai finta di pedalare, la bicicletta va da sola con qualunque tipo di pendenza, però non è quella botta disumana, cioè arriva gradualmente, quindi non mi spaventa, non so se mi riesco a spiegare. È una buona bici che costa poco, me la posso portare in giro. Se ho finito il pacco batterie lo smonto completamente, me lo metto magari a caricare e uso la bici come una bici, perché pesa come una bicicletta normale, quindi questa è una cosa che sinceramente, almeno a me, è piaciuta veramente tanto. L'idea era farvi fare un piccolo tour, lo vedete, c'è il cavalletto posteriore, molto robusta, pedali, manubrio, c'è anche il suo campanello e un quadrino strumentazione che veramente tre tasti, cioè semplice, bello, io adoro le cose semplici. Anche il pacco batterie ha il suo livello di carica, che è qua sotto, spingendo mi fa l'accensione e lo spegnimento e il suo livello di carica, quindi anche questa è una cosa molto interessante. Ora saliamo a bordo, cerco di farvi vedere le varie funzionalità, che sono veramente poche, e traiamo due conclusioni. Però anche solo, se spero di farvelo vedere da qua, cioè la prendi su, io ragazzi la sto alzando con un braccio solo, ok, va bene, il braccino piccolino, mica tanto, però non è la classica bici da 40 kg, capito cosa voglio dire? Cioè parliamo di 23-24 kg, tolta la batteria, ragazzi, troviamo di fronte a una mountain bike normalissima, quindi è comoda da portare a spasso anche se la batteria mi si scarica. Questo secondo me è un plus, è un po' una buona bici, se vuoi, il buon tender da caricarselo in camper, meno appetibile della classica
bici ipercostosa, pedalata assistita, che magari hai speso qualche migliaio di euro, ti rompe un pochino se te la fregano. Questa non che mi dia fastidio, perché comunque sono sempre 700 euro, però è una bici che con un buon lucchetto me la porto dietro, passatemi il termine, con un pochino di meno ansia. Montata bene, mi permette di fare delle buone uscite, con le ruote da 29, zero problemi e veramente affronto qualunque tipo di percorso. La rapportatura non è male, è classica da mountain bike, quindi riesco a girarci bene. Io sono in corona centrale e rapporto più piccolo al posteriore, bene o male monomarcia, difficile che la cambio, uso quasi sempre quella, però riesci a modularti bene. Boh, saliamo in sella, andiamo a provarla. È ora di salire a bordo, ragazzi, quindi accendiamo l'oggettone, aspettiamo che finisca il suo check e ce lo andiamo a mettere in modalità low. Vedete la spia, saliamo in sella sperando di non uccidersi, anche perché io, ragazzi, non sono mica un biciclista. Non è mica il mio compito farvi vedere tutti i lati tecnici della bicicletta, ma in questo caso la piacevolezza di un oggetto, se vuoi, da portarsi, in questo caso nel nostro ambito, sul nostro veicolo ricreazionale. Questo è già una bici che mi posso permettere di mettere nel portapacchi posteriore, nel portabiciclette posteriore. Ha un peso che assomiglia abbastanza, stranamente mi suona il telefono, chiaramente mentre sono in bicicletta, posso metterlo nel portabici posteriore, è un peso abbastanza simile a una normalissima mountain bike, quindi non è qualcosa, volendo, voglio esagerare, smonto il pacco batterie, me lo tengo all'interno del camper, monto una bici che pesa quanto una bici normale, quindi questa è già una bici adatta da mettere nel portabici posteriore. Vedete la velocità di crociera è veramente proprio, sarò ai 10-12 km orari scarsi, e questo in modalità proprio low, bellissimo, pedalata, sto guardando il panorama, un minimo di forza muscolare, ma veramente proprio due lire. Passo in modalità med, che lo vedete da qua, direttamente, e il motore comincia a sentirsi un pelino di più, comincia a portarmi un pochino più a spasso e riesco ad aumentare la velocità. Ora, ecco, qui se vuoi si sente un po' la mancanza, chiamiamola così, di una strumentazione che mi possa dire la velocità. Non che serva, partiamo da questo presupposto, non che serva, però in questo momento dovrei accendere il telefono per dirti a che velocità sto andando. Indicativamente penso ai 17-18 km orari, scusate il vento, questo non penso di più. Ora rigiriamo, che rifacciamo la parte a tornare indietro, così magari ci rimettiamo contro vento e magari riusciamo a capirci. Però è veramente molto modulabile e guardate, anche staccandolo, perché io basta che smetto di pedalare e lei stacca il motore, quando vado a ridarglielo la spinta del motore elettrico è molto morbida, quindi non mi fa paura, non mi spaventa, ecco, diciamo così. Anche passando alla modalità high, che è quella dove la bici comincia, avete sentito, a spingere un po' di più, io in questo momento sto muovendo le gambe per caso e vi assicuro che la sensazione è di andare circa 25 km orari, quindi mi piace, cioè, ripeto, si è alzato il vento tutto in una volta, è una bici veramente molto molto piacevole da andarci a spasso, buona frenata e, ripeto, montata in maniera economica ma robusta, e questo non è male. E non è male neanche il fatto di pensare di avere comunque una bicicletta che nel tempo mi piace, perché il telaio per me è veramente valido, riesco ad upgradarmela, riesco a magari a cambiare, non so, il traiettore posteriore, il cambio del traiettore anteriore, cioè qualcosina. La forcella, vi dico la verità, per me fa esattamente quello che deve fare. Mi posso permettere di fare anche un percorsino, chiamiamolo un po' hard, chiamiamolo così, non chiediamogli troppo, cioè attenzione, parliamo di una bicicletta montata quasi tutto, anche semplicemente le leve del freno sono leve in plastica, non possiamo pensare di fare una downhill e venirne fuori con questa in tonsa, no, non è il suo lavoro, non è il suo lavoro, ragazzi. Questa è una bicicletta da passeggio, da tender, che mi porto giù, mi faccio la mia bellissima pista ciclabile anche su sterrato. Non posso chiedergli discese tecniche o salite tecniche, lei non è che non lo faccia, lo fa. Non mi devo meravigliare se qualcosa l'ho scassato dopo, cerchiamo di capirci. Però è veramente una bella bicicletta, molto economica e soprattutto con una buona autonomia. Io fino adesso ho percorso più o meno 65 km indicativi, perché faccio il calcolo, è una settimana e mezzo che la uso, e sono a metà delle tacche di batteria. Loro me la danno per un'autonomia di 140, ammettiamo che abbiano un po' sboronato, però 100 li fai, cioè tra pedalata medio alto è un centinaio li fai, ed è un'autonomia a mio avviso più che sufficiente, veramente una gran bella bici. Finiamo il girettino, traiamo due conclusioni. La cosa divertente è che anche staccando, vedete da qua,
completamente la pedalata, io in questo momento ho la pedalata assistita completamente staccata, sto pedalando con la mia bicicletta con un rapporto medio-alto già, lo sforzo è quello di una mountain bike normale, cioè è chiaro, se ci dovessi fare 20 km e col mio allenamento da pasta asciutta non viene fuori una buona roba, capito? Però la porti a spasso, non è una bici che dici, oh mio Dio, peso 40 kg, diventa impegnativa. No, questa la, cioè, te la porti a spasso bene e funziona bene. I freni sono immediati, è una buona frenata con il frenadisco, quindi mi sento di dire che è un buon tenderino da portarsi a spasso in camper con meno patema d'animo. Di avere un oggetto che costa tanto, è molto vistoso e rischio di essere sempre lì a dover guardare dove ho messo la bicicletta. Posso permettermi di andare via con la batteria carica? Si scarica, non ho patema, sgancio la batteria, la butto in camper, ci guardo poi quando torno e vado a farmi un giro in bicicletta esattamente come avrei fatto con la bicicletta normale, quindi senza grosso patema. È un bel giochino, ragazzi, vi lascio qui sotto il link in descrizione perché c'è anche il codice acquisto con una buona scontistica. Secondo me, se state cercando una buona bicicletta pedalata assistita che abbia il peso idoneo da portarlo anche nel portabici posteriore, questa potrebbe essere veramente molto interessante. Adesso torno in officina, se non mi scasso, vento a parte e niente, ci vediamo alla prossima.